Come vede questa fase 2 nel ciclismo, Presidente? In Abruzzo soprattutto? Beh, adesso è solo una fase di ripresa del movimento più che altro, perché l'attività reale, noi ci siamo dati come Consiglio federale e Consiglio dei Presidenti la scadenza del 18 maggio per vedere se ci sono dei nuovi passaggi, perché per quella che è la situazione attuale non possiamo programmare niente, non possiamo promettere niente. L'idea è quella di cominciare un po' di attività nel mese di agosto. Però nemmeno lì possiamo avere la certezza, quindi diciamo che è tutto in divenire. Quello che sicuramente, come abbiamo detto, può cominciare da lunedì, i nostri ragazzi si possono allenare e quindi già questo è un primo passaggio. Contiamo di ricominciare con l'attività su pista, un'attività su pista contingentata e non di semplice applicazione, anche perché purtroppo, cioè i velodromi che abbiamo in Abruzzo sono di proprietà comunale, quindi bisognerà vedere anche i procedimenti di sanificazione e quant'altro, per cui è una situazione abbastanza in divenire. Noi siamo pronti, stiamo preparando dei protocolli, la federazione sta preparando dei protocolli, anche se non sembra, stiamo lavorando. Allora, noi siamo ciclisti, quindi siamo abituati a soffrire e a non mollare, perché per cui da questo punto di vista io vedo molta molta voglia di ripartire. Certo, ci saranno problemi economici, ci saranno problemi di sponsor, ci saranno problemi organizzativi, perché noi sappiamo bene che il ciclismo è uno sport che sta in mezzo alla strada, quindi ha bisogno di autorizzazioni e permessi di livello provinciale e quant'altro, per cui non sarà facile riprendere da questo punto di vista. Però le società, nessuno mi ha manifestato la volontà di non ripartire o di temere di non ripartire. È anche vero che sia come federazione che dal punto di vista di Regione Abruzzo, io ho parlato col Presidente Imbassato in questi giorni, c'è la volontà di dare una mano concreta alle società, quindi contributi, agevolazioni, scontistica. Noi come federazione ciclistica stiamo provando anche a rivedere un attimo la legge sulle sponsorizzazioni per permettere a chi adesso può essere in difficoltà di farlo in maniera più agevole, a sponsorizzare una nostra società, quindi ci stiamo muovendo anche in quel senso. E poi c'è anche l'istituto, il credito sportivo, che ha un canale specifico per la SD in cui si può arrivare ad avere addirittura un finanziamento di 25.000 euro a tasso zero rimborsabile in 6 anni, quindi anche per le società un pochino che hanno dei fatturati importanti c'è questa scappatoia, c'è questa opportunità. Ma il fuoristrada ha un vantaggio, che non essendo legato all'articolo 9 del codice della strada, può più semplicemente avere autorizzazioni ad organizzare. È anche vero che sono organizzazioni che prevedono una tempistica particolare, perché fare un percorso marathon, un mountain bike di 40 km, 60 km, prevede parecchio, parecchio lavoro. Però ci sono organizzatori che non hanno fatto la loro manifestazione, che mi hanno chiesto di avere la possibilità di calendarizzare. Alcuni si sono arresi, ma non si sono arresi per quest'anno, ma sono ben agguerriti per la prossima stagione. Quindi sicuramente la mountain bike potrebbe essere un modo per ricominciare più semplicemente. Speriamo che sia vero. Jacopo, volevo fare un ultimo appello ai ciclisti abruzzesi, a essere bravi come sono stati nel periodo di chiusura, adesso che ci hanno aperto le porte, a rispettare le regole, ad essere attenti, ad essere prudenti e far sì che il 18 ci possa essere un libera tutti più sicuro.